Basta semplicemente cliccare su iscriviti al canale e attivare la campanella. Ma oggi vi voglio parlare di una zona molto carina, proprio attaccata a Centreville. Siamo ad Hammamet e la zona Carruba e la zona Diamond. Andiamola a vedere insieme. Un saluto a tutti gli amici di Tok Tok Tunisia, benvenuti in questo video. Vi invito a cliccare sul nostro canale per registrarvi ed essere così sempre informati sui nostri video. Potete vedere la zona, siamo proprio nella strada principale e ovviamente al lato sinistro potete notare che ci sono anche più in là dei vari ingressi. Siamo proprio vicini al Carrefour ad Hammamet, quindi Hammamet Nord, proprio a pochissimi chilometri dall'inizio di Centreville. Allora, da questo lato, quindi con questa, da questa parte, si può andare direttamente a Neb El Mrezga. Da questo lato invece si va ad Hammamet. E il mare dove si trova? Si trova esattamente alle mie spalle. La distanza dal mare sono 500 metri. Oggi è domenica, la giornata è un po' nuvolosa, non c'è un bellissimo sole, però c'è tanto caldo e devo dire che si sta benissimo. In questa zona in cui vi abbiamo portato abbiamo una serie di villette, sempre o indipendenti o semi-indipendenti. La particolarità di questa zona è il fatto proprio di essere adiacente alla strada principale e a poco meno di 3 km dall'inizio di Centreville, quindi del centro storico di Hammamet. Mentre facciamo una piccola passeggiata e vi facciamo vedere un po' come sono organizzate queste villettine indipendenti e semi-indipendenti, vi dico che questa è una zona che non tutti conoscono, perché magari passando, quindi superando il Carrefour per andare appunto verso Mrezga e Nebel, magari non ci si fa caso, però vi posso garantire che questa è una zona in grandissima espansione, molto calma, tranquilla, facilmente raggiungibile con i mezzi e soprattutto anche per chi magari non ha una macchina ma vuole optare anche per uno scooter, la comodità di avere anche un grandissimo supermercato quale il Carrefour proprio all'inizio di Centreville. Sono molte le persone che ci chiedono questa tipologia di abitazioni perché di fatto è quella che ti permette di avere anche un piccolo giardinetto, un orto, magari di poter godere durante l'estate, durante le serate primaverili, insomma, di una cena fatta o in giardino e quindi godersi un po' di più della propria abitazione. E quindi questa, per esempio, potrebbe essere una delle soluzioni, tra l'altro veramente molto vicina a Centreville, perché Centreville è proprio l'inizio del centro storico di Hammamet. Come vi dicevo poc'anzi, veramente parliamo di neanche 3 chilometri. Guardate per esempio questa zona, qui c'è un ingresso comune, un po' come se fosse un residence, e poi all'interno tutte le varie villettine. Ora comunque faremo un giro e vi faremo vedere come sono, diciamo, organizzate le ville in questa zona. La particolarità, avete notato, sono i portoni. È veramente molto bello passeggiare, vedere tutte queste piante che a me piacciono tantissimo, soprattutto questi bei bougainville, e vedere proprio i portoni tipici tunisini. Guardate che carini. Ma andiamo, vi faccio vedere un po' la zona. Quella che vedete, per esempio, alle mie spalle è un piccolo esempio di come chi ha magari un terreno, quindi le famiglie nel tempo hanno costruito, hanno fatto una bellissima casa, come vedete con particolari architettonici che riprendono per esempio non solo la cultura araba ma anche quella romana, che
che è fortissima qui. E c'è da dire una cosa, può capitare spesso che abbiamo delle ville grandi che magari vengono porzionate e abitate, per esempio, al piano sotto, al piano sopra, da qualcuno della famiglia, perché negli anni chi è che ha acquistato e ha comprato poi ha costruito un primo piano, un lato accanto, quindi si è ingrandito proprio perché è usanza qui vivere insieme, quindi magari ville come queste o saranno, diciamo, utilizzate per essere affittate, oppure magari vengono abitate da più nuclei familiari della stessa famiglia. Quindi un po' come tanti anni fa da noi in Italia, per esempio, soprattutto al sud Italia, chi aveva un pezzettino di terreno e costruiva, poi piano sopra faceva la casa per il figlio o per la figlia, insomma, proprio per il piacere di stare tutti quanti insieme. Quella che vedete invece alle mie spalle è una tipologia di appartamenti tipo residence, quindi su un agglomerato come questo possiamo avere dai 4 agli 8 appartamenti. E quindi, come potete notare, questa è una zona che vi dà la possibilità anche magari di valutare soluzioni abitative diverse. E la peculiarità di questa zona è che è proprio vicinissima a Centreville, proprio nelle adiacenze. Tra l'altro, non solo del Carrefour, ma anche della polizia per gli stranieri, per l'étranger. Quindi è una zona popolata, tranquilla, come potete notare anche dalle immagini in questo momento, e molto sicura. Qui, per esempio, potete notare delle villette. Sono praticamente a schiera, quindi una accanto all'altra con il proprio ingresso, il giardino fronte-retro. Alcune hanno anche il posto macchina. Tra l'altro si vede che sono di nuova edificazione. Anzi. Siamo qui invece nella zona di Amand, che è subito dopo il Carrefour. E in questa zona, come potete notare, nella medesima maniera della zona Carruba, in pratica abbiamo sempre villette o indipendenti o semi-indipendenti. E potete notare anche i particolari, l'utilizzo tantissimo del verde. Mi sono soffermata qui in questo punto perché volevo condividere con voi questa immagine che è veramente bella. Mi piace un sacco questo bougainville con fiori rosa e fiori bianchi, è stupendo. Ma facciamoci una passeggiata, camminiamo, così vi faccio vedere anche un po' questa zona com'è strutturata. Come potete vedere, tranquilla. Non c'è smog, non c'è il rumore della città, dei veicoli, però veramente siamo a 2 passi dalla strada principale, che è proprio lì, lì in fondo. Guardate, si vedono le macchine che passano e qui è tutta, qui comincia proprio la zona tranquilla e residenziale. Molti di voi si chiederanno: ma quali sono i range di prezzo di una casa indipendente o semi-indipendente in questa zona? Variano dai 900 ai 1500-2000, ovviamente in base alla tipologia di casa, alla grandezza, alla mobilia, agli accessori e anche, diciamo, alla parte esterna. Perché ricordate, se voi volete una casa con piscina, non la troverete mai ad un prezzo inferiore ai 2000 denari. Quindi tendenzialmente si fanno tutta una serie di valutazioni, però abbiamo anche dei clienti che abitano in questa zona, hanno trovato degli appartamenti carini in piccoli residence, quindi anche con possibilità di parcheggio, e i prezzi vanno dai 900 dinari in su. Parliamo di ville bifamiliari o indipendenti bifamiliari, quindi 2 camere da letto, un bagno, una cucina, un salone. Quindi questa, bene o male, è la tipologia di range che potete trovare in questa zona.
Questa è un'altra bellissima zona. Abbiamo visto sia zona Caruba che Diamante. Queste sono zone silenziose, zone residenziali, a un passo, ripeto, a un passo dalla strada principale, dove nella strada principale esistono Carrefour, Market Anwar, boulangerie, pasticcerie, quindi una serie di servizi importantissimi, perché a pochi passi trovi tutto. Fra altre cose, nella strada principale, come ripeto, ci stanno i taxi, che vi permetteranno di andare o a destra o a sinistra, o a Nebel o ad Hammamet. Poi, cosa importante, è anche a pochi passi, 500 metri, 600 metri, da una delle più belle spiagge che esistono qua, ad Hammamet. Ciao piccolino, ecco, il nostro amico ci è venuto a trovare, ciao piccolino, cane di zona. Ecco, come potete notare, qui i cani non è come tanti pensano, vengono maltrattati. Guardate, cane di quartiere, sicuramente non lo vedo sciupato, lo vedo anche abbastanza tenuto bene. Auspico che questo video vi sia piaciuto, vi invito a condividere i nostri video, a registrarvi nel nostro canale YouTube cliccando iscriviti e ovviamente anche utilizzando i social come WhatsApp per scriverci, utilizzando la nostra pagina Facebook Tok Tok Tunisia. Se volete venire in Tunisia per trasferimenti o per vacanze prova, potete contattarci a info.toktoktunisia@gmail.com. Vi aspetto al prossimo video, ciao!